cerimonia nobile Paolo Belardo, reo confessi dell'omicidio di Gianluigi Cannetti, restano in carcere. Il GIP ha infatti disposto il fermo in carcere per pericolo di reiterazione del reato. Il giudice per le indagini preliminari ritiene quindi che i due lasciati liberi potrebbero uccidere anche altre persone. Per il difensore Giuseppe Bernardo, quella del GIP è una decisione assurda. I suoi assistiti avrebbero ucciso Cannetti per i continui maltrattamenti dell'uomo. La rabbia da cui è maturata tanta violenza era quindi solo nei suoi confronti. Il reato contestato a Monia Nobile e Paolo Belardo è un vero e proprio macigno, omicidio volontario aggravato dal grado di parentela con la vittima e dalla premeditazione. Sono stati identificati e denunciati alcuni degli autori delle scritte minacciose contro il presidente del Torino Calcio, Urbano Cairo. Il 30 aprile scorso, infatti, una quarantina di scatenati ultragranata, insoddisfatti del risultato ottenuto contro il Piacenza, si erano recati a Masio, paese natale del presidente, ed armati di bombolette e spray avevano imbrattato i muri di alcune abitazioni. Il lavoro incessante degli investigatori ha permesso di identificare alcuni di loro e di inoltrare le prime denunce alla magistratura. Uno di questi è un tifoso granata già sottoposto al provvedimento DASPO. La Giunta Comunale di Novi Ligure ha approvato il progetto che prevede la realizzazione di nuovi marciapiedi. Le nuove vie pedonali saranno realizzate in via Bellina, in via Rattazzi ed in via Oneto. In via Papa Giovanni XXIII invece saranno posizionati degli scivoli, mentre in via Ferrando Scrivia si provvederà a sistemare il marciapiede nei pressi della scuola Boccardo. Altri interventi sono previsti in via Manzoni, viale della Rimembranza e via Crispi. Il progetto si completa con la realizzazione all'interno del parco Villa Aurora di nuovi servizi adeguati all'utilizzo da parte dei portatori di handicap. La spesa complessiva per la realizzazione del progetto sarà di circa 300.000 euro. E passiamo ora allo sport. Risultato storico per l'Alessandria Calcio. Ieri, infatti, nella penultima giornata di campionato, i grigi hanno piegato la SPAL per 1-0, andando a conquistare matematicamente la possibilità di disputare i play-off. Una gara dominata dalla squadra di Mister Sarri per tutti i 90 minuti di gioco, con il gol al sesto minuto di Damonte. Il centrocampista è stato bravissimo a calciare in rete una palla messa in mezzo da Camarrotto dopo una punizione battuta da Bondi. Domenica, l'ultima giornata di campionato, poi un'intera città potrà vivere un sogno, approdare alla Serie B. E per oggi, da Alessandra è tutto, grazie per averci seguito, la linea torna allo studio.